Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Web Radio Zampa Sportiva, bentrovati, benvenuti, si inizia la settimana, 28 gennaio 2019, già i giorni passano, abbiamo appena passato un fine settimana da urlo, sinceramente calcisticamente da urlo, e spero che vi siete divertiti, ci sono state partite veramente belle, intense, importanti, con tanti gol, con tanti spunti, tantissimi argomenti da dire. Oggi li andremo piano piano a sviscerare un po' tutti quanti e poi insomma sarà sicuramente una puntata oggi molto speciale. Allora, detto questo, innanzitutto dobbiamo fare come sempre il solito inciso. Ieri il trasloco, praticamente siamo arrivati quasi alla fase conclusiva, è stata una giornata pressoché sfiancante in tutti i sensi, sia dal punto di vista mentale che soprattutto dal punto di vista fisico, dover portare la roba avanti e indietro. Capisco perché quando uno chiama la ditta di traslochi si prendono tutti quei soldi, perché effettivamente ti spacchi le gambe, ti spacchi la schiena, ti spacchi le braccia, perché portarsi avanti e indietro tutte queste cose, poi più delle volte sono sempre scale da fare e fai le scale veramente 30 volte in un'ora. Beh, meno male, come ripeto sempre, non si fa un trasloco tutti i giorni, tutti gli anni, quindi purtroppo è una cosa che così che bisogna fare. Per quanto riguarda il resto, il tempo è buono, le temperature si sono alzate, siamo su un grado più praticamente, non c'è più prevista neve, quindi tutto quel periodaccio dell'inizio gennaio che ci ha portato addirittura allo stato di emergenza qua in questa regione ce lo siamo lasciato definitivamente alle spalle, e quindi possiamo starcene tranquilli. Nei prossimi giorni è prevista di nuovo un po' di alta pressione con tempo pressoché stabile, freddo questo sì, si torna un pochino il freddo, di notte le temperature scenderanno fino a meno 10, meno 12, però insomma in linea, diciamo che in linea con il periodo. Prima di arrivare chiaramente agli argomenti calcistici, diciamo, apriamo una piccola parentesi sul tennis. Ieri Djokovic ha vinto il suo Australian Open. Io vi dico la verità, la partita non sono riuscito a vederla, non sono riuscito a seguirla perché chiaramente, sapete, avevo da fare e non mi è stato per niente possibile. So che è stata una bella partita, è stata, diciamo così, l'ennesima partita importante tra due tennisti che hanno fatto la storia, soprattutto recente, del grande tennis. Quello che così lascia un po' sconcertati, se vogliamo dirla tutta, è che Djokovic per infortunio si allontana dal tennis per un lungo tempo, piomba nelle classifiche fino, mi sembra, al 300 numero 1 del mondo, e sembra che deve smettere, decide di ritornare, ritorna alla grande, nel giro di pochi mesi torna a essere l'indiscusso numero uno.
questi tre fenomeni che hanno fatto il tennis negli ultimi 15 anni, parlo chiaramente del più grande di tutti, Roger Federer, e poi a seguire a ruota Rafa Nadal, che pensate che penso, ha vinto 10 Roland Garros, per intenderci, e Djokovic, un tennista, se vogliamo dire tutta, completamente diverso dai primi due, un tennista meno di talento, molto più fisico e più mentale. Chiaramente quello che dispiace è che una volta che questi tre tennisti, uno dei quali ormai è arrivato al capolinea, chiaramente parlo di Federer, quando arriveranno al capolinea questi altri due tennisti, due fenomeni, sotto, dietro c'è veramente molto molto poco, perché se un Djokovic può ritornare in giro di poco tempo, vince tutti i tornei senza tanti problemi, torna a essere il numero uno del mondo, questo fa capire che dietro questi tre fenomeni, dietro Djokovic in realtà non c'è più nulla. Avevamo qualche speranza con questo Zavarev, questo russo cresciuto, è nato in Germania, quindi cittadinanza tedesca, che poteva crescere in qualche modo bene, però vedete che, voglio dire, quando Federer giocava contro Nadal, che aveva 17 anni, faceva le finali di Wimbledon, 6 ore di combattimenti al quinto set, eccetera, aveva soltanto 18-19 anni, Zavarev, che ormai c'è una certa età, insomma, non è quel giocatore che purtroppo ci aspettavamo. E a giudizio un po' di tutti, abbiamo vissuto probabilmente l'epoca tennistica più bella della storia, perché al di là dei grandi incontri tra McEnroe e Borg, tra Lendl e Becker, del passato, eccetera eccetera, insomma, questo era tennistica, è indubbiamente la migliore di sempre. Tra l'altro, ripeto, probabilmente ci aveva avuto appunto Federer, che è stato sicuramente il tennista più forte di tutti i tempi. E quando succedono queste cose, dietro di sé si lasciano solo macerie, perché purtroppo c'è poco all'orizzonte. Va bene, detto questo, chiaramente un grandissimo augurio, un grandissimo complimento, un abbraccio a Novak Djokovic, che così si porta a casa il primo grande slam della stagione, l'Australian Open, un torneo importantissimo, come sappiamo, e staremo a vedere poi che cosa riuscirà a fare per il resto della stagione. Detto questo, noi dobbiamo andare al calcio, no? Allora, il calcio. Allora, io direi che prima di partire con le foto, vogliamo dire una cosa. La prima cosa che mi viene da fare in considerazione è questa. Ci rendiamo conto di quanti gol ci sono ormai in Italia? E che quando mi si viene a dire che il campionato italiano è un campionato noioso, perché le partite non si sbloccano mai, finiscono sempre 0-0, eccetera. Vogliamo dire che è tutta una stronzata? Scusate il termine, ma è la verità. Ci sono partite incredibili, cioè, pensate alla partita della Fiorentina, Chievo-Fiorentina, con rigori dati non dati, gol annullati, rigori parati, alla fine finisce 3-4, cioè veramente questa è la considerazione più grande che mi viene da fare. Cioè, l'Italia è il paese della tattica, il paese delle difese basse, dei catenacci, delle partite noiose, eccetera eccetera. Insomma, a me mi sembra che ormai ci stiamo completamente proprio inclinizzando, stiamo completamente diventando un paese che così, dove si fa tanti gol. Magari sì, le partite possono essere divertenti, perché poi magari non c'è niente di scontato, si possono vedere tante partite combattute fino all'ultimo istante, che possono essere veramente divertenti, però dall'altro punto di vista, ragazzi, si vedono degli errori difensivi che sono una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli e da far cadere le braccia, perché veramente fai veramente a fatica a capire come in Italia, cioè noi che siamo il paese per eccellenza della difesa e della tattica, fare continuamente degli errori difensivi così grossolani e portano le partite con dei risultati veramente troppo rotondi. Anche lo stesso Atalanta-Roma è stata una partita straordinaria, azioni da rete che non finiscono mai, sì, è tutto vero ragazzi, però 3-3, abbiamo visto 6 gol.
Una volta era una rarità assoluta, forse di partite così i campioni dell'anno se ne venivano due, massimo tre all'anno. Oggi invece è all'ordine del giorno. Questa chiaramente è la primissima considerazione che in virtù di tutto mi viene da fare. Allora, innanzitutto adesso andiamo a dare i risultati delle partite di ieri, che ricordo non si è ancora conclusa la giornata di Serie A, perché poi questa sera è prevista un'altra partita, una partita non di cartello, una partita diciamo per la lotta della salvezza, però noi adesso andiamo di corsa a dare i risultati delle partite. Allora, si comincia chiaramente da Chievo-Fiorentina 3-4, come ho detto in precedenza è una partita veramente incredibile. Guardate anche questa, Parma-Spal 2-3, quindi anche qua un derby, come abbiamo detto ieri, un derby tutto emiliano, però vedete quanti gol. Atalanta-Roma 3-3, Bologna-Frosinone 0-4, credo che ormai la panchina di Filippo Inzaghi traballa talmente tanto che penso che ormai sia caduta. Poi Torino-Inter 1-0, quindi anche questa è una partita particolare che andremo sicuramente a trattare, perché l'ho vista abbastanza bene. E poi chiaramente Lazio-Juventus 1-2, di nuovo una Juventus che ottiene, pensate un po', su 21 partite ne ha vinte, praticamente ha stravinto tutte le partite del campionato, una cosa veramente incredibile questa Juventus. Allora, prima di tutto andiamo a parlare un po' delle tre foto, no? Allora, la prima foto della giornata di ieri, io penso che sia giusto e doveroso dedicarla a Di Francesco, perché lui non si smentisce mai. La sua Roma è una squadra che giovane, come abbiamo detto, una squadra particolare, possiamo dirle va bene tutto, come si dice va bene tutto. Però a un certo momento che la sua Roma si trova in vantaggio di 3 gol e si faccia non solo recuperare, rischia anche di perdere nel secondo tempo, io penso che ma al di là di tutto, quello che più mi ha scioccato chiaramente sono le dichiarazioni a fine partita, in cui ha detto che praticamente che non c'è soluzione, lui da allenatore non riesce a trovare soluzioni per far guarire questa squadra, e se non le trovi te, che sei l'allenatore, io non so chi le debba trovare a questo punto. Se tu non riesci a trovare le soluzioni corrette, io credo che, caro Eusebio, devi prendere la tua roba e devi dire vabbè, è stato bello finché è durato, ma io devo andare via, perché non puoi per motivi di contratto e tutto rovinare una stagione e rovinare una squadra in questo modo. Se tu veramente non pensi di non avere le soluzioni giuste per far guarire questa squadra e farla smettere di avere questi ribaltoni, questi cambi di umore così esageratamente esagerati nella partita stessa, credo che tu veramente devi dare le tue dimissioni e te ne devi andare. La seconda foto, chiaramente purtroppo, va dedicata a Filippo Inzaghi, perché questo grandissimo attaccante, tra gli attaccanti migliori, più importanti che abbiamo avuto nella storia del nostro calcio recente, negli ultimi 30 anni, e sappiamo quello che vinte, quello che è stato Filippo Inzaghi per il suo per le sue squadre, ma per tutto per il calcio italiano e il movimento. Da allenatore purtroppo le sue squadre non segnano neanche con le mani, e io credo che la sua avventura, tra l'altro poi le parole di Saputo sono state molto eclatanti, ha detto si è definito disgustato, ci fa ricordare appunto un altro presidente che disse la stessa cosa. Poi vabbè, un allenatore lì in quel caso è rimasto in sella, dall'altra parte io credo che l'avventura appunto di Filippo Inzaghi sia abbastanza finita. La terza foto invece va dedicata chiaramente a Spalletti e al suo non gioco che è riuscito a dare a questa squadra. Purtroppo ai casini inenarrabili che ha combinato questo allenatore in una società troppo difficile, troppo grande per lui. Vedete, quando uno dice che uno è un allenatore di categoria, il buon Luciano è un buon allenatore dal punto di vista tecnico, sa fare bene il suo mestiere e sa fare tutto quello che ha fatto bene, bene o male, quasi ovunque dove è andato.
però dove ci sono delle piazze complicate, dove vanno gestite non soltanto le cose dal punto di vista del campo, ma vanno gestiti i rapporti con i giocatori, i rapporti con la stampa, i rapporti con la dirigenza, i rapporti poi con i familiari dei giocatori, eccetera eccetera. Il buon Luciano Spalletti va completamente in tilt, va in una confusione, fa un minestrone di tutto, non riesce a trovare a risolvere un problema alla volta, e quindi alla fine mischia tutto quanto e che succede? La confusione regna sovrana, questa confusione si trasferisce alla squadra, all'improvviso la squadra non sa più quello che deve fare in campo, i giocatori vanno in campo così guardandosi in faccia in un lato senza sapere che devono fare, e alla fine addirittura si trovano ad avere un'involuzione tecnica che comincia effettivamente a diventare pericolosa. Comincia a diventare pericolosa se non fosse che da dietro sinceramente arrancano, perché da dietro arrancano veramente tanto, arrancano tanto. L'ultima foto, questa piccolina, una cosa piccolina extra, di una piccolissima via negativo, se vogliamo dirla, sfocato, della giornata di ieri la dedico a me stesso. Perché? Perché, come ho detto in precedenza, se io non gioco, praticamente ci prendo sempre. Orrore del mio genio. Avevo pronosticato una vittoria della Fiorentina con gol, con tanti gol, e così è successo. Io avevo consigliato di mettere il pareggio tra Atalanta e Roma con tanti tanti gol, perché sarebbe stata una partita ricca ricca di gol, visto le difese delle due squadre, la voglia di attaccare delle due squadre, e così è stato. Avevo detto che l'Inter avrebbe avuto grosse difficoltà a giocare contro il Torino e che poteva addirittura perdere di misura, e così è stato. E avevo chiesto, questo non è che proprio ci avevo azzeccato, mi avevo chiesto da parte della Lazio e della squadra di Simone Inzaghi una prestazione di alto livello, magari una sconfitta di misura, ma facendo una prestazione dal punto di vista qualitativo e del gioco di altissimo livello, e così è stato. Quindi una piccolissima fotografia via positiva a me stesso, penso di dovermela meritare, visto che praticamente chi mi ha ascoltato nel fine settimana e magari è andato a scommettere quello che ho detto, penso che abbia fatto qualche soldino. Poi direte: perché non lo fai anche tu? Non lo faccio perché qualora io dovessi giocare non vinco, i risultati cambiano, quindi è già successo spesso questa cosa strana a tutti gli effetti. Va bene, dai, andiamo in pausa, ci ascoltiamo la prima canzone e poi dopo andiamo ad analizzarci partita per partita, cominciando chiaramente da Atalanta Roma, passando per Torino Inter e per concludere chiaramente con la partita dell'Olimpico, ok? Allora ci ascoltiamo questa bella canzone di Antonello Venditti. A dopo, ragazzi.
Rientriamo. Allora, ragazzi, Atalanta-Roma. Prima di andare a parlare chiaramente, no, della partita in se stessa, io devo ancora in settimana voglio affrontare un argomento particolare che ne sto parlando sia privatamente che anche direttamente nella radio con Marco Violi, una realtà che sta completamente colpendo, diciamo, ecco, in questo caso in particolare la Roma, ma non solo la Roma, purtroppo riguarda un po' tutte le squadre, ovvero il modo di fare comunicazione e il modo di manipolare completamente l'informazione, fino a tal punto che ormai siamo arrivati a un livello tale che stanno letteralmente che educando i tifosi. È un discorso lungo che affronteremo con calma in settimana. Adesso quello che conta è che c'è il campo da cui parlare. Ieri c'è stata una partita bellissima, perché a tutti gli effetti sarà una partita bellissima, ricca di occasioni, ricca di gol, ricca di tanti tanti spunti veramente importantissimi, e con i quali adesso andremo a parlare di questo in settimana. Però questo tipo di argomento lo vorrò affrontare insieme a voi. Vedremo se farò una puntata speciale o se l'affronterò così nella puntata mattutina che faccio giornalmente, normalmente con questa trasmissione. L'Atalanta-Roma è stata una partita, ripeto, bellissima, ed è stata ampiamente secondo le aspettative. Ci aspettavamo in modo particolare due squadre speculari, due squadre che giocavano molto all'attacco, con le difese molto alte, dove si cercava più che altro di prendere palla al centrocampo e di verticalizzare immediatamente ai fini così di mettere in difficoltà la difesa avversaria proprio sulla velocità e sulle palle scoperte. E la tattica di entrambe le squadre è stata interamente che questa. Ne è uscita fuori una partita roboante, una partita divertente, elettrizzante, che già nel primo tempo ha dato un risultato estremamente bugiardo, perché la Roma è stata, per carità, brava e cinica a sfruttare molto di più le occasioni che invece non ha fatto l'Atalanta. Tant'è vero che la Roma si è trovata addirittura in vantaggio sul 3-0, che poteva essere un risultato troppo rotondo e anche magari immeritato. Probabilmente un risultato diverso sarebbe stato magari un 2-3 sarebbe stato già un risultato un pochino più giusto per quello che si è visto in campo. La Roma è riuscita con praticamente, vedete ragazzi, la Roma fa le sue classiche partite. Primo tempo spettacolare, quindi ritmi alti, corsa a tutto campo, pressing nella metà campo avversaria, corrono di tutto e di più, sprecano completamente le energie. Nel primo tempo vanno in vantaggio anche di una volta di due gol contro il Torino, contro il Chievo, di tre gol addirittura ieri fuori casa in trasferta, salvo poi il secondo tempo pagare dazio. Perché? Perché la squadra è stanca, non è capace di gestire, non è capace di tenere il pallone, di addormentare i ritmi, di gestire la partita, non riescono a gestirla, si fanno colpire, non cambia il modo di giocare né di Francesco né la squadra, forse poi a questo punto comincia a pensare che proprio non ne sia capace il vecchio Eusebio di fare un gioco completamente differente. La squadra non riesce ad amministrare, perché ha un centrocampo pressoché inventato, che deve di sana pianta partita dopo partita inventarsi le tattiche, inventarsi il modo di giocare, formazioni che cambiano continuamente, e alla fine dei conti la Roma non cambia mai il suo modo di giocare. Nel secondo tempo chiaramente la condizione fisica non regge più, la squadra va in difficoltà, si fa colpire continuamente e complice, se vogliamo dire a tutta, una Atalanta abbastanza leziosa, guarda per esempio Ilicic, il gol che si mangia all'inizio del secondo tempo, tutto quanto, alla fine l'Atalanta ne esce fuori con uno strettissimo 3-3, perché poi il pareggio è il risultato meritato, attenzione, la Roma non ha demeritato il pareggio assolutamente, però per l'occasione, il gioco prodotto e tutto, il 3-3 va più stretto all'Atalanta che non alla Roma. E questo lo trovo veramente molto molto singolare da parte di una squadra, di una che si definisce una grande squadra, una delle big del nostro campionato. Negli ultimi anni è stata insieme al Napoli e la Juventus la squadra nettamente migliore del nostro campionato,
che si trova in vantaggio in trasferta per 3 gol e addirittura alla fine ne esce fuori con un pareggio che va stretto alla squadra avversaria. Questo esattamente è proprio la fotografia chiara di questa partita, del momento della Roma, in cui dei giocatori che essendo magari forse molto giovani si sentono già appagati di una piazza che avendo l'unico scopo che è quello di fare denaro e quindi di rivendere i giocatori, quindi allo scopo di esaltarli e di farli sentire più importanti di quello che sono. Guardate Kluivert, ricordate inizio campionato, un assist per il gol vincente di Dzeko, si è detto di tutto di più. Il giocatore ieri è sceso giù nel secondo tempo con una tale, in quei 20 minuti così, con una tale sufficienza, anche se vogliamo dirla tutta, con una tale arroganza che probabilmente in una società dove il risultato sportivo è la cosa più importante, che non invece il risultato economico, probabilmente non avrebbe mai potuto comportarsi in questo modo, per intenderci. Ecco, questo proprio è lo specchio di tutto, cioè la squadra rispecchia esattamente l'andamento della società, l'andamento del suo allenatore e chiaramente anche la squadra come è stata costruita. È stata costruita una squadra che non ha un equilibrio, non si riesce a trovare un equilibrio in campo dovuto al fatto che la squadra gioca sempre costantemente troppo alta, ti trovi in vantaggio di 3-1 nel secondo tempo, ti porti all'attacco in modo scellerato. Voi pensate, sul 3-2, sul 2-3 l'Atalanta soffrisce di un calcio di rigore, Zapata sbaglia il calcio di rigore e 30 secondi dopo la Roma fornisce un'altra occasione da gol. Cioè, io penso, ecco, scampato il pericolo, uno, no, dovrebbe gestire il pallone, buttarsi per terra, magari, non so, rallentare i ritmi, spezzare i ritmi di gioco dell'avversario. La Roma tutte queste furbizie, se vogliamo, non è capace a farle, perché è una squadra molto giovane, una squadra che deve crescere, una squadra che deve fare esperienza. E purtroppo questa esperienza io penso che la debba fare anche tanto il suo allenatore, perché quando tu ti trovi in vantaggio alla fine del primo tempo, vai negli spogliatori sul 3-1 a tuo favore, il gol lo incassi alla fine della partita, alla fine del primo tempo, dopo aver rischiato tanto, dopo essere stato dominato dall'avversario in lungo e largo nel primo tempo, tu hai questa fortuna di andare in vantaggio, e merito, per carità, perché sei stato più cinico, sei stato più preciso, sei stato più volitivo e vai in vantaggio appunto con 2 gol. In secondo tempo penso che così avresti dovuto affrontare la partita in modo diverso, avresti dovuto fare dei cambi magari pressoché immediati in modo diverso, non avresti dovuto portare la squadra in avanti. Segno che probabilmente nella squadra e soprattutto il suo allenatore non sono capaci di cambiare, a differenza invece del caro e buon vecchio Gasperini, che si ritrova appunto dopo una partita abbastanza dominata. Pensate l'umore, cioè l'umore delle due squadre, come va dentro gli spogliatoi e come gli allenatori sono capaci di cambiare l'umore dei propri giocatori. L'Atalanta, che si trovava sotto, torna in campo nel secondo tempo più motivata, più arrabbiata, con quella rabbia dentro e quell'aggressività dentro agonistica importante, scende giù, spacca il mondo, alza i ritmi, i ritmi li alza sempre di più, quindi riesce ad alzare sempre la voglia, l'agonismo, la corsa, l'abnegazione, la sagacia tattica, la furbizia, i cambi chiaramente aiutano e l'Atalanta domina in lungo e in largo un avversario che a quel punto lì era completamente in balia, e sia per una condizione fisica sia per un atteggiamento eccetera eccetera esce fuori appunto una partita così, che ripeto era ampiamente pronosticabile, ampiamente preventivabile che andasse in questo modo, perché le partite delle squadre di De Francesco sono pressoché tutte uguali. La Roma concede sempre un tempo, in realtà concede un tempo perché non puoi tenere quei ritmi, non puoi correre quei ritmi in quel modo lì, a meno che non ti alleni molto di più degli altri. Perché i giocatori dell'Atalanta, alcuni tra l'altro, no, che sono a fine carriera o magari hanno già una certa età, come il Papu Gomez, come lo stesso Ilicic, riescono a correre di più magari dei giocatori della Roma che magari molto giovani e che dopo un po' sono sfiancati e non ci riescono? I casi sono due, ragazzi: o si allenano troppo poco,
o si allenano male, o altrimenti con la testa non ci stanno, non ci stanno con il cervello. Vedete, pensate un po', il Milan come gruppo, come squadra e come senso di appartenenza, confrontatelo un po' con i giocatori della Roma e fatevi una domanda e datevi una risposta, come si dice. Questa è tutta quanta la differenza, e questo purtroppo è un enorme peccato. È chiaro che tutto parte dalla società e dal messaggio che la società vuole dare ai propri giocatori e alla propria squadra. Detto questo, però, è anche importante capire che se tu togli dei palleggiatori al centrocampo, degli incontristi, dei giocatori di esperienza che sanno interpretare la partita nel modo corretto, al momento giusto, li sostituisci con dei giovani evolutivi, soltanto veloci, che hanno soltanto ad uno scopo, che è quella della successiva rivendita, dopodiché non ti puoi aspettare un comportamento diverso. E quindi su questa frase io penso di concludere, perché lo dico al di là degli atteggiamenti, degli spostamenti tattici del 4-2-3-1, del 3-5-2 di Gasperini, l'aggressività sulle seconde palle, sulle palle scoperte, al di là di tutti gli atteggiamenti tattici che chiaramente sono frutto di un lavoro fatto in allenamento, di un lavoro fatto in settimana, degli schemi, eccetera eccetera, al di là di tutto, quello che conta osservare è proprio vedere una squadra che in realtà non riesce a esprimersi come dovrebbe esprimersi, e questo molto dipende proprio dal lato umorale. E quindi chiaramente in questo caso non puoi fare altro che chiamare in campo soprattutto chi ha costruito la squadra e chiaramente il suo allenatore. E ora andiamo dai nerazzurri bergamaschi ai nerazzurri di Milano, l'Inter è in grosso modo nella stessa barca, ma diciamo con ingredienti completamente diversi. In realtà si offre un piatto che potrebbe quasi essere lo stesso, ma con ingredienti completamente diversi, e che quindi assume anche, se da una parte la Roma ti dà emozioni a non finire, ti regala partite incredibili, ti prepara, ecco, grandi vittorie sul filo di lana come domenica scorsa proprio contro il Torino, a partite incredibili come quella di ieri, d'altra parte l'Inter è un cefalogramma completamente piatto, la noia regna sovrana, la squadra non riesce, non sa esattamente quello che deve fare, va in campo così senza sapere come deve fare i movimenti. L'unica cosa che si vede che sta funzionando un po' di più del normale è la difesa 3, perché la difesa 3 in difesa sta funzionando abbastanza bene. L'Inter in realtà non subisce a tutti gli effetti tanti gol, non subisce tanto occasione da rete, quindi la fase difensiva la fa in modo abbastanza corretto, tutto sommato, insomma, per quanto riguarda una trasferta difficile come quella di Torino. Quindi ci sta, voglio dire, per la squadra terza in classifica che sta crescendo, che deve fare un certo percorso di crescita, che la sua fase, concedere qualcosina all'avversario nella fase difensiva senza lo stesso però così compromettere il risultato. Il problema è la fase offensiva, ragazzi, il problema è la voglia di fare, il problema è riuscire ad avere una strategia, un'idea tattica, un'idea mentale di come riuscire a scardinare la difesa avversaria. E questo deriva dal fatto quale? Che in realtà l'Inter ha costruito un centrocampo che è privo totalmente di fantasia, privo totalmente di qualità, o che, diciamo così, non riesce a esprimere quella sua qualità. Brozovic è troppo altalenante, unisce prestazioni, diciamo, discrete a prestazioni pessime, che non può stare in campo, dallo stesso Perisic che pensa ad altro purtroppo, e si vede, nessuno è capace di farci qualcosa di contro, al nervosismo, all'eccessivo nervosismo di Politano, che soltanto per dire una parola di troppo si merita un'espulsione meritata a quel punto, e una squadra in realtà che va in campo senza sapere quello che deve fare, e questa è la cosa più incredibile da parte, ecco, ripeto, di un allenatore che invece paradossalmente ha
appare come un grande allenatore, appare come un allenatore sicuro, come un allenatore che con tutti i problemi dello scorso anno è riuscito a portare questa squadra a quarta in classifica e in realtà a costruire un mercato in cui sappiamo tutti che l'Inter è cresciuta, perché col mercato che è stato fatto l'Inter è cresciuta. È chiaro che tra tutto la cosa più quella che appare di più, che manca a questa squadra, è chiaramente il suo acquisto, che doveva essere l'acquisto di eccellenza e che non ha, chiaramente parlo di Raja Nainggolan, però non è che in campo ci sia soltanto lui, o perlomeno in squadra ci sia soltanto lui, non è che tutta la stagione dell'Inter e tutta la stessa Inter, ricordiamo che squadra nel suo passato glorioso, abbiamo detto sabato del centenario, l'anniversario del 100 anni di Valentino Mazzola, sappiamo come il figlio è stata una bandiera dell'Inter che ha fatto grande l'Inter di quegli anni. Quindi ragazzi, bisogna sempre cercare di vedere le cose a 360 gradi. E io vi dico una cosa in particolare: è chiaro che oggi noi ascolteremo l'intervento di Marco Mari, il nostro esperto interista, pilonista, il nostro pilonista di punta per quanto riguarda i nerazzurri, ma quello che vi chiedo, diciamo, è più colpa del fatto che soprattutto dopo l'eliminazione anche a sorpresa, no? Ottenuta infatti in Champions League, l'allenatore di fatto è stato completamente delegittimato da parte della società, è stato messo in discussione, e ben le voci di mercato che si sa che bene o male sicuramente a fine stagione l'allenatore cambierà, e questo fa in modo che i giocatori non lo seguono più di tanto. Poi ripeto, poi Spalletti ci mette tanto del suo, appunto, o invece proprio la scarsa personalità del suo allenatore, che non è capace di imporsi, di farsi seguire dai propri giocatori, eccetera. Quale delle due versioni è? Come sempre credo che la verità stia nel mezzo. La società sta sbagliando a mettere così tanto in discussione il suo allenatore, e contemporaneamente il suo allenatore sta peccando tantissimo proprio di personalità e anche di competenza, veramente anche tanto di competenza, perché il nervosismo ieri di Politano effettivamente la dice tutta. Un giocatore relativamente giovane, relativamente poco esperto, che si può permettere di mandare a quel peso l'arbitro, chissà quale parola gli avrà detto per avere una reazione dell'arbitro così tanto veemente. Forse gli arbitri alle volte sono un po' troppo permalosi, ma è vero, però ragazzi, se uno lo sa che non deve toccare l'arbitro, che non deve essere nervoso, eccetera eccetera, se questo accade evidentemente vuol dire che c'è qualche problema, che in quel momento non sei sereno. Se il giocatore che fino a questo momento è stato il giocatore, diciamola tutta, è stato il giocatore migliore, Politano, per quello che aveva fatto non solo nella giornata di ieri ma anche nelle partite precedenti, questo vuol dire che, ripeto, la confusione regna sovrana. Questo veramente lo trovo molto molto singolare da parte di una società in cui anche l'Inter stessa ogni anno grosso modo fa gli stessi errori, fa delle prime parti di stagione incredibili e poi seconde parti di stagione completamente sono in caduta libera. E adesso in questo caso fortuna dell'Inter è che da dietro vanno talmente piano, arrancano talmente tanto, gli recuperano un punticino soltanto, quindi niente è perduto. Il terzo posto dell'Inter non è ancora messo in discussione, però è chiaro che serve un cambio di rotta, serve a mio giudizio un intervento da parte della società che dica esattamente ai giocatori: o seguite l'allenatore e l'allenatore rimane, o altrimenti lo cambiate immediatamente. Non vedo altre soluzioni, perché veramente l'involuzione del gioco dell'Inter è veramente imbarazzante, ragazzi. Ok, va, andiamo a farci l'ultimo spazio musicale, mettiamo su l'ultima canzone della trasmissione di oggi, e quando ritorniamo chiaramente parleremo della partita in questione, di come è andata appunto ieri, eccetera eccetera. Ok, allora a più tardi. Thank you.
I will run, I will climb, I will soar, I'm undefeated. Oh, rientriamo. Allora, la partita dell'Olimpico di ieri, io non lo so, guarda, fossi un tifoso laziale non saprei se essere contento per la prestazione, perché ieri la Lazio ha fatto una signora partita. Veramente una signora partita, complice un atteggiamento estremamente pigro, estremamente rinunciatario da parte della Juventus, che pensate che nel primo tempo non ha fatto un tiro, ma non in porta, nemmeno un tiro a fondo campo. Le statistiche sono state impietose, neanche un calcio d'angolo, possesso palla a favore della Lazio, cioè veramente proprio, quindi non saprei se essere contento. Perché la Lazio ieri ha fatto una signora partita, ha fornito una prestazione incredibile, veramente bella, intensa, fatta di qualità, fatta di corsa, fatta di sagacia tattica, veramente una partita da incorniciare, che chiaramente ha avuto il demerito di non andare in vantaggio e quindi di lasciare la partita così, addirittura sullo 0-0 nel primo tempo. O se invece essere, parliamoci tutta, insomma, incazzato nero, insomma, essere veramente arrabbiato, perché addirittura da una partita bella fatta così, una partita importante, estremamente dispendiosa dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico, addirittura ne esco con sconfitto. Fatica a riuscire a
a vedere come stanno le cose. Se noi vogliamo andare ad analizzare i punti positivi da parte dei biancoceletti, sono tantissimi, sono veramente tanti. Perché allora diciamo questo: innanzitutto, ogni volta che la Lazio mette in campo tutti e quattro i suoi giocatori di maggior talento e di maggior qualità, la Lazio diventa una squadra importante, diventa una squadra che a tratti sembra veramente irresistibile. Se a questa tu li unisci un Lucas Leiva che piano piano si sta ritrovando e sta ritornando a essere quello dello scorso anno, ci metti uno spirito di sacrificio a parte di Parolo, che finché ha tenuto botta è stato lì, e ci unisci un centrocampo che in qualche maniera ha aiutato quei tre difensori indietro a tenere le barricate, tu riesci a vedere come la Lazio sia una squadra che quando vuole essere importante diventa una squadra importante. Vedi che c'è tanta qualità, vedi che possono giocarsela con chiunque e possono addirittura mettere in difficoltà chiunque. Quindi questo deve essere sicuramente per Simone Inzaghi un insegnamento, un grandissimo insegnamento, che alle volte gli equilibri, alle volte preferire un giocatore più fisico perché fa sportellate, gli equilibri di spogliatoi, sono concetti che possono essere corretti, ma nel calcio chi sa giocare a pallone deve giocare. Quando tu metti in campo tanta qualità come ha fatto la Lazio ieri, perché in una botta solo la Lazio ha messo dentro Milinkovic, Correa, Luis Alberto e Lucas Leiva, ha messo tanta qualità e tanta anche intelligenza tattica. Milinkovic è stato autore di una partita strepitosa. Luis Alberto è partito un pochino male e poi è andato in crescendo piano piano e si sono viste lampi di buone giocate. Correa è un giocatore importantissimo, Correa è un giocatore che deve giocare titolare fin dal primo minuto. Basta con questa storia di farlo entrare durante la partita perché magari diventa più decisivo. No, bisogna farlo giocare fin da subito. Immobile ieri magari ha fatto una partita sì, bella, di volontà, la sua solita partita di sacrificio, di corsa, però si è mangiato un gol che grida vendetta, perché là si stava sul 1-0 per la Lazio e si andava sul 2-0, quindi non c'è dubbio che sarebbe stata un problema in realtà non riuscire a far gol. È stato un vero e proprio eccessivo, un vero e proprio problema. E quindi la partita è scivolata con questo tono di equilibrio tra la Juventus, che in pratica non ha fatto nient'altro che stare indietro, soffrire, arrancare in tutti i modi, e la Lazio che continuava ad avere occasioni e a mangiarsi gol. E quando tu contro una grande squadra ti mangi gol a tutto andare, dopodiché paghi Lazio. Nel secondo tempo Allegri fa la mossa giusta, si accorge che Lulic, dovuto all'età, dovuto magari a un ruolo che non è proprio il suo, dovuto al fatto che ormai non è più quel fisico di una volta e quindi non ce la fa a tenere quei ritmi per 90 minuti. Pensate che al 75esimo stava 1-0 per la Lazio e la Lazio stava ancora dominando sul campo. Sembrava che la Juventus non avesse praticamente nessuna chance, perché in pratica non ha avuto poi in fin dei conti nessuna chance. A quel punto lì Allegri si accorge che dal lato di Ulic, chiaramente Ulic comincia a calare, comincia a non tenere più i ritmi, mette dentro un giocatore fresco come Cancelo, mette dentro Bernardeschi, la partita in realtà la cambia, e proprio su quel suo lato, quei due episodi fa in modo che la Juventus va a vincere una partita che, parliamoci chiaro, fino a quel momento non doveva vincere e che forse in fin dei conti non ha meritato di vincere, perché è vero che gli ultimi 15 minuti ha legittimato la vittoria, anzi addirittura lo stesso Cancelo per eccesso di altruismo si mangia il gol del 3-1 in contropiede, è vero, però non è che uno si può dimenticare di quello che è accaduto prima nell'arco dei 75 minuti precedenti. Quindi certo che per la Juventus deve essere un campanello d'allarme questo. Quello che deve essere un campanello d'allarme è soprattutto una cosa,
è evidente, è estremamente evidente che le motivazioni nel calcio sono tutto, sono perché il Napoli aveva pareggiato il giorno prima, l'Inter stessa ti ha perso, hai 9 punti di vantaggio. Se perdi, che cosa cambia? Che ne hai 8 di vantaggio. Se pareggi, che cambia? Che ne hai sempre 9. Le hai vinte praticamente tutte, scendi in campo un po' così, un po' superficiale, un po' con la mente altrove, scendi in campo in modo pigro, senza dare quel qualcosa in più, senza fare quel qualcosa in più. Certo che però, ragazzi, se una squadra che scende in campo così per 75 minuti non gioca, viene dominata dall'avversario in lungo e in largo, fa finta di non giocare tutto quanto e poi gli bastano 15 minuti per fare 2 gol e per vincere la partita, questo vi fa capire non solo della forza della Juventus, ma anche forse in un certo senso, sì, ve la voglio dire questa parola, è brutta da dire, però è la verità, anche dell'arroganza dei bianconeri e del solco enorme che ormai hanno fatto, il vuoto enorme ormai che hanno scavato la stessa Juventus dagli avversari. Pensate, la miglior partita in stagione della Lazio. La Lazio che l'anno scorso è arrivata quarta, ricordiamoci, è arrivata quinta, ma è arrivata a pari punti con l'Inter. Quindi la squadra che l'anno scorso è arrivata quarta, che era quinta in campionato. La sua miglior partita della stagione, con tutti i suoi titolari, a parte i problemi difensivi, però voglio dire, da centrocampo in su praticamente aveva tutti i suoi titolari, fa la sua miglior partita contro, dall'altra parte, la peggior partita forse degli ultimi anni, perché io non ricordo una Juventus che scende in campo e che nei primi 60 minuti, 65 minuti non fa nemmeno un tiro in porta, che addirittura non si affaccia mai nella metà campo avversaria, e nonostante tutto gli bastano 15 minuti ad alto livello per vincere la partita e ribaltare addirittura un risultato, perché io da dire ok, alza di ritmo, ho fatto il gol della vittoria, no, ne ha fatti addirittura 2 e ne poteva fare 3 e non ha praticamente più rischiato niente dietro. Questo fa capire purtroppo del solco che si è alzato, ma anche, ripeto, dell'arroganza che ormai è arrivata la Juventus. Perché io avevo detto nei giorni precedenti, se vogliamo evitare le polemiche arbitrali, vogliamo evitare i problemi, vogliamo evitare tutte queste cose qua, vogliamo evitare anche questo fatto di dire beh sì, ma la Juve vince sempre di un po'. La Juventus c'ha la possibilità di scendere in campo e di fare 3-4 gol, ha la possibilità di giocare bene e di far vedere chi è. A questo punto, ragazzi, scendete in campo, fate vedere chi siete e vincete le partite 3-4-0, così almeno nessuno può aprire bocca. Invece scendere in campo con quella sufficienza, io veramente l'ho trovato veramente veramente brutto, ma brutto brutto brutto. Vi dico la verità, finita la partita, e chiaramente l'ho finito per via del trasloco, stavo veramente male, guardavo la partita quasi sonnecchiando, un occhio aperto, un occhio chiuso, proprio per la stanchezza che avevo, soprattutto nei minuti finali. Quindi dopodiché ho spento tutto, dico mi metto a dormire, sennò altrimenti stamattina la trasmissione non la facevo, non riuscivo a farla. È più importante fare la trasmissione, trovo io, stare qui in radio con voi, visto che mi sono preso un impegno che non mi aggrava, un impegno che mi fa piacere mantenere e che voglio mantenere in qualsiasi situazione, a parte chiaramente motivi di salute o motivi di auto, perché se la macchina è rotta è fatica uscire fuori a fare radio con la macchina se la macchina non funziona, quindi ho preferito prendere e spegnere e non ascoltare l'intervista di Massimiliano Allegri, e non ho ascoltato praticamente nulla, quindi quello che in realtà vi sto dicendo sulla partita è completamente così, vergine, se vogliamo dirla, cioè sono privo di commenti, è esclusivamente il mio pensiero, la mia analisi, quello che ho visto della partita senza stare ad ascoltare nessuno. Tra l'altro vi confesso un segreto, io quando guardo le partite abbasso completamente l'audio, perché il commentatore, le seconde voci, francamente io non li sopporto, vi dico la verità, non li sopporto. Ma non so se a molti di voi piaceranno, ce ne sono tanti che sono veramente eccezionali, ecco Caresse Bergomi, per carità, che poi tra l'altro hanno un po' scandito, per così dire, no, i ritmi,
nella nostra memoria, no? Ci viene in mente appunto l'urlo di Caressa del gol della Germania, o il mio Dio, che disse Marco Civoli perché ascoltava la Rai, e nell'occasione del gol di Fabio Grosso ai supplementari. Sì, è vero, però se uno vuole avere un'idea corretta, un'analisi corretta della partita, un'analisi obiettiva soprattutto della partita, deve prendere e spegnere l'audio, magari sentite soltanto lo stadio sotto, così vi fate un'idea di quello che si vede. Dopo magari lo confrontate con i commenti, ma durante la partita quell'enfasi, quel trasporto che cercano di darti le seconde voci, i commentatori, io lo trovo estremamente esagerato, veramente esagerato. Guardate, qui in Germania, a mio giudizio, magari per chi guarda il calcio come un divertimento, come poi in realtà deve essere, no? Non come un'analisi analitica, per chi magari lo deve commentare come il sottoscritto. Qui in Germania, per esempio, le cronache sono una noia, perché c'è un solo commentatore, alle volte fanno delle pause di un minuto senza aprire bocca, e poi fanno un piccolo commento e poi stanno di nuovo zitti. Quindi in realtà proprio la partita te la lasciano scivolare in questo modo. Questo forse lo trovo un po' troppo esagerato. Però che in Italia non ci sta un secondo zitti, e pensate che Spagna è anche peggio. In Spagna addirittura hanno tre commentatori, due seconde voci, hanno due commentatori che si danno il cambio, chiaramente per prendere fiato, e una seconda voce. Quindi in Spagna è ancora peggio, quindi per carità, ma non sto a criticare in Italia, ci mancherebbe altro. Però insomma, un po' se volete farvi un'idea obiettiva, vi do questo consiglio: magari mettete l'audio soltanto dello stadio, ecco, così sentite sotto lo stadio i tifosi, i cori dei tifosi, e basta. Oppure, quando si può, e qua vi do una piccola dritta, su Radio, complice il fatto dei diritti televisivi, in pratica non possono fare la cronaca integrale della partita, possono fare soltanto, mi sembra, 3 minuti ogni 15, quindi già di per sé uno scandalo enorme, perché si parla del diritto di cronaca, eccetera eccetera. Io stesso, se volessi fare una cronaca della partita, non potrei farla, perché rischierei una multa di 40.000 euro. Quindi diritto di cronaca, di raccontare un evento sportivo, un evento pubblico, deve essere sacrosanto. Invece evidentemente in Italia non è così, e sappiamo i perché, sappiamo i per come, hanno venduto tutti i diritti alla Rai, e vabbè. Però ecco, magari per chi così a piacere, ecco, Radio praticamente non possono raccontare la partita, però fanno i commenti sulla partita. Quindi si parla e si racconta com'è la partita. Ecco, tutto al più ascoltatevi questi commenti, perché li trovo istruttivi, li trovo. E poi magari, ecco, così vi potete confrontare se la vostra opinione è uguale a quella che magari stanno appunto raccontando i vari commentatori, ecco, su Radio. Questa formula la trovo giusta, la trovo corretta. Francamente, alle volte l'ascolto, alle volte quando voglio proprio esclusivamente concentrarmi su una partita, su un evento, ieri chiaramente per colpa del trasloco le partite le ho viste e non le ho viste, l'ho sentite in radio, questo sì, ma le ho viste e non le ho viste, quindi la partita di ieri dell'Olimpico ho voluto proprio vederla ben bene, concentrato, per quanto poi ci riuscivo con la stanchezza, e ho spento direttamente l'audio. Non so neanche, per tornare a monte del discorso, non so neanche che cosa in realtà ha detto lo stesso Massimiliano Allegri. Però ecco, se io fossi Allegri, invece che essere contento e soddisfatto, sarei imbufalito con i miei giocatori, ma sarei veramente imbufalito. Non si può scendere in campo, su un campo così difficile come quello dell'Olimpico, con questa sufficienza e con questa pigrizia. Cioè, ragazzi, la Juventus, che al 70° minuto non aveva fatto un tiro in porta, non aveva tirato un calcio d'angolo, non aveva, le sue statistiche erano scandalose, anche nel possesso palla, dei minuti passati nella metà campo avversaria, del gioco fatto, veramente una delle squadre più forti al mondo, cioè che fa una partita così, poi dice l'ha vinta ugualmente, articolo 5, ha ragione che ha vinto. Beh sì, però vedete che il risultato non rispecchia la prestazione della partita.
alle volte sono due cose completamente diverse. C'è da una parte la prestazione e la partita come è stata interpretata dal punto di vista tecnico-tattico è una cosa, il risultato alle volte diventa più casuale, perché è per questo che abbiamo il calcio, se no altrimenti sarebbe la scienza esatta, e il calcio non è una scienza esatta, è questo che lo rende lo sport più bello e più amato del mondo. Quindi io, se fossi Massimiliano Allegri, sarei imbufalito con i miei, veramente. È chiaro che in settimana in Coppa Italia a quel di Bergamo servirà un'altra Juventus, perché se no altrimenti così, ragazzi, così si rischia di uscire dalla Coppa, attenzione, perché non sempre ti dice bene con i miracoli del portiere, con le occasioni che gli avversari si mangiano, eccetera eccetera, se tu scendi con questa arroganza. E abbiamo visto ieri l'Atalanta, che squadra, quando vuole, che squadra importante che è. Beh ragazzi, dai, su, noi andiamo in chiusura, basta, perché abbiamo fatto una trasmissione lunga, come giusto, puoi farla ogni lunedì quando si vanno a commentare le partite del campionato e quant'altro. Io adesso vi lascio con una bella canzone di Laura Pausini, Non c'è, quindi diciamo che si può collegare, se vogliamo, il titolo alla prestazione della Juventus ieri, cioè la partita in realtà, cioè non c'è niente da fare, insomma, nonostante tutto, ripeto, la Lazio ti fa la sua miglior partita della stagione, la Juve fa la peggior partita degli ultimi anni, io forse da che ho memoria non mi ricordo mai di aver visto una Juventus così, effettivamente, però alla fine vincono lo stesso, allora proprio non c'è niente da fare, non ce n'è, ragazzi, la verità è questa, fa male ma è così. Va bene, dai, siamo in chiusura, allora un abbraccio a tutti, io vi auguro una buona settimana, io mi manco una chilometrata e sono arrivato a casa, il lunedì vi confesso che allungo il mio giro facendo un paio di deviazioni più lunghe proprio apposta, perché so che le trasmissioni sono di fatto più lunghe del normale, ma ripeto, è giusto che sia così. Noi ci sentiamo domani, abbiamo un sacco di argomenti da cui parlare, il mio trasloco andrà avanti, non è ancora finito, ci vorranno ancora minimo 2 giorni prima che posso dormire nella nuova casa, quando ciò accadrà ve ne racconterò, ve ne parlerò, eccetera, perché ripeto, trovo che sia giusto e bello riuscire a costruire un rapporto tra il conduttore che fa una radio come questa e i suoi ascoltatori. Quindi se volete scriverci, volete fare un commento e quant'altro, mi raccomando, potete farlo per SMS e WhatsApp al chiaramente 0049 al +49 prefisso tedesco, ma vi ricordo che su WhatsApp è sempre gratis, 172 64 93 208. Potete scriverci un'email a radio.zampasportiva.com. attenzione, aspetta, fammela ridire che l'ho detta male, allora radio.zampasportiva, tutto scritto piccolo, @gmail.com, adesso è corretto, radio.zampasportiva@gmail.com, potete contattarci lì. E vi ricordo come sempre che siamo ancora in cerca di un tifoso della Lazio, qualora ha voglia così di commentare, di far parte delle trasmissioni relative legate ad ogni squadra, per i commenti, ha voglia così di la propria opinione, di fare arrivare la sua voce direttamente anche in società, perché fidatevi, già qualcuno ci ascolta, ma fidatevi che tra qualche tempo cominceranno ad ascoltarci anche in società, perché quando un servizio è fatto correttamente, in modo sano, in modo che non ha scopi di lucro come questo, e ripeto, in settimana ne parleremo a lungo dell'informazione come viene manipolata dalle società, un argomento che ci toccherà affrontare, non mi piace a me parlare di questo, mi piace più parlare di campo, di tattica, di tecnica, che è il mio ambiente, quelli sono più temi più che altro giornalistici, però ragazzi, è un tema che ci toccherà affrontare, non possiamo non esimerci da non doverlo fare. Va bene, dai, un abbraccio a tutti quanti, ai nostri ascoltatori, un bacio alle nostre ascoltatrici, saluto chiunque, saluto tutti quelli che mi ascoltano, ripeto, Giacomini, Roberto Baldelli, Emanuela, la figlia di Giacomini, la mia Marcella che è dalla Costa d'Avorio mi ascolta tutti i giorni, un abbraccio a tutti, buon lunedì, buona settimana e ciao, passate una bella giornata.
rispondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia, senza risposte ai miei perché. Adesso cosa mi resta di te? Non c'è, non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è vita per me più, non c'è altra ragione che mi liberi. Just